non solo luogo istituzionale, a me piacerebbe addirittura anche la fermata della metropolitana, però è chiaro Giusto, che io, giusto, insomma, diciamo, mi ma non stiamo sentirei a io Mosca però. da Ken Loach sono abbastanza ambizioso, quindi chissà, magari chi avrebbe detto che tutta Italia Con si quale parlava della nome stessa. vorresti la fermata metro? Perché questa mi sfuggiva. Non te l'avevo detta. No, mi manca. Oh, me la so scordata per come. 17 aprile 44, non lo so, Q44, qualcosa. Cercheremo di trovare la soluzione, perché porta furba Quadrano, credo. Esatto. Insomma, Mariana, dici un po' come sono andate invece le iniziative che avete fatto quest'anno nel 2014, che sono state tante. Tante e sono andate anche benissimo, nel senso che abbiamo avuto una forte affluenza di pubblico e soprattutto di persone che hanno potuto conoscere questa storia che altrimenti probabilmente non avrebbero conosciute. Infatti ci sono state persone che provenivano da altri quartieri, perché innanzitutto c'è stato il 12 aprile un noto street artist che è Luca Maleonte, che ha concluso un'opera di murales molto bella, denominata appunto Nido di Vespe, e dove vengono ritratte queste vespe, che era appunto il nome denominato da Kappler per caratterizzare il quartiere, appunto con queste casette di uno massimo due piani, cortili, orti e quindi luoghi di rifugio per i partigiani. Infatti si diceva che se volevi trovare rifugio a Roma c'erano solo due luoghi, o in Vaticano o al Quadraro. Poi dopo c'è stato il progetto Ginko, con 14 artisti provenienti da due studi che sono presenti sia a Torpignattara che al Quadraro, e dove hanno effettuato delle installazioni piuttosto che delle performance o videoinstallazioni all'interno dei cortili, degli orti e di vari luoghi del Quadraro. La cosa bella è che c'è stata una reale interazione tra artista e territorio e la vicenda del ristrellamento del Quadraro. E quindi attraverso nuovi linguaggi è stato possibile diciamo anche rendere attuali i valori della resistenza, che è un po' il nostro impegno come obiettivo. Poi c'è stato uno spettacolo, una serata al teatro della scuola Piaget di Via Diana, curato da Daniele Miglio, e dove ci sono stati anche altri testi di altri autori, sempre per rendere attuali i valori della resistenza. E poi al Garage Zero, invece, venerdì c'è stata una mostra fotografica di Marco Santi sul tema del rastrellamento del Quadraro, e alle 19 c'è stata una bellissima presentazione di della guida della memoria aumentata, della realtà aumentata, dove Sansone, che è lo storico un po' di Q44 e del rastrellamento del Quadraro, tant'è vero che ha lavorato anche nella redazione di Minoli per la realizzazione della puntata, ha realizzato una mappa dei luoghi della resistenza all'interno del Quadraro, distinguendo l'Inquadraro vecchio dal Quadraro a Cinecittà, e poi anche per quanto riguarda i beni tipo il Parco degli Acquedotti e altro. E il bello di questa mappa è che è il primo tassello di un progetto che verrà anche informatizzato, per cui di nuovo anche persone non nate al Quadraro potranno condividere questa realtà territoriale particolarmente caratterizzante. E poi sabato c'è stata una serata, un pomeriggio conclusivo, dove il quartiere è stato inondato di musica e di artisti, perché c'è stata una performance di Daniele Villa, sempre del collettivo degli artisti Ginko, che ha voluto creare le stesse condizioni, ma in forma diametralmente opposta a quelle che Kappler determinò al Quadraro. Quindi un senso invece di liberazione, di festa e di libertà. E quindi è stato molto commovente. Ecco, quello è stato un facendo altro cosa però. punti di un altro, aspetta, adesso lo dico, un altro dei momenti di forte commozione, perché ha coinvolto dei musicisti, anche dei tenori,
coreani che si trovano nel territorio, perché c'è una chiesa appunto dei coreani, e li ha fatti cantare. Poi ci sono stati dei ballerini che hanno ballato, e tutto il territorio è stato irradiato da un senso quindi di libertà e di musica. Quindi io l'ho chiamata su Facebook la festa della liberazione al Quadraro. Ovviamente in tutte queste iniziative Punto di Svista ha dato il suo grande contributo. No. Non mi guardare così. No, sì, diciamo, Punto di Svista, adesso per carità, sì, no, in effetti noi siamo un po' i registi, ma mica perché siamo i migliori, forse siamo i più bravi, non i migliori, no, scherzo, però no, l'ultima iniziativa che ha fatto, che ha descritto Marianna, è stata, diciamo, il giusto finale, no? Uh-huh. L'idea che tre bande musicali in qualche modo si dividessero nel quartiere e coinvolgessero le persone, diciamo, a scendere, no? E fare in modo, o coinvolgere altri musicisti che dalle cantine, dai balconi, dai terrazzi, insomma, suonavano mentre passava il corteo, è stata veramente una cosa molto, molto bella, molto, molto divertente. Io volevo dire che diciamo che noi rispetto diciamo alle iniziative che sono state fatte negli anni precedenti, abbiamo, come dire, in qualche modo, non dico stravolto, però dato un'impostazione diversa rispetto al concetto di commemorazione. Ovviamente ogni commemorazione, soprattutto antifascista, è una commemorazione comunque mai noiosa, no? È sempre importante, eccetera. Però la necessità di avere una platea più numerosa e più vasta, cioè, come dire, abbiamo ragionato sempre di fare delle iniziative che comunque mm-hmm. avessero, diciamo, una visione lungimirante, e quindi si autoproducessero, no? Nido di Vespe, la rappresentazione di Nido di Vespe, noi l'abbiamo prodotta 4 anni fa, ma la riproponiamo nelle scuole, l'abbiamo riproposta quest'anno, la riproporremo per l'eternità, perché è meravigliosa. La necessità, appunto, dicevo, per rendere questa la comunicazione su questo evento, la necessità, appunto, di abbracciare soprattutto i giovani, no? L'idea di fare dei murales. Luca Camaleonti, per chi non lo conoscesse, è quello che ha fatto il murales di Totti a San Giovanni. Massimo me ne perdonerà, ma il compagno Colombo, no, io immagino... non ci perdono, perché non so, oltre che essere un grande calciatore si è dimostrato in questi anni anche un grande uomo, insomma. E lui è stato colui che ha fatto insomma queste vespe enormi a Via Monte del Grano. Quindi murales come uno strumento, come diciamo, come una forma d'arte, come testimonianza e contributo per la commemorazione di Q44, ma anche come uno strumento capace di parlare anche a quei giovani, a quelle generazioni che magari appunto su quei muri chissà quante stupidaggini hanno scritto e che oggi magari vedono qualcos'altro e che ha un significato storico. L'idea del videoappello, pure la necessità di coinvolgere anche degli artisti che avessero un profilo tale da poter, come dire, bucare il video, no? Penso a Mastrandrea, penso a Cristicchi, penso a Daniele Silvestri, anche a Lil Greg, che comunque, insomma, coinvolge anche questo tipo di personaggi per divulgare appunto il videoappello. Anche questo andava in questa direzione. Ovviamente le matinee dentro i teatri, insomma, o la musica che c'è stata recentemente, o gli artisti, appunto, come diceva Marianna, di queste installazioni in giro per il quartiere. L'idea che la commemorazione non sia soltanto, ripeto, un momento noioso, comunque un momento, diciamo, di triste solennità, ecco, mm-hmm. Ma qualcosa che vada oltre, qualcosa che riesca a comunicare, qualcosa che spinge. Poi, ad esempio, per la giornata della memoria abbiamo chiesto di cliccare sul videoappello, no? La giornata della memoria del 27 gennaio. Questo appello è stato raccolto perché è stato scaricato da 3.000 persone in un giorno solo, e quindi, appunto, mi sembrava doveroso, appunto, segnalarlo. Perché dai partecipanti nelle diverse iniziative abbiamo visto tantissimi giovani, anche quei giovani che in qualche modo non hanno una formazione, una certa sensibilità o comunque un'impostazione, no?
ma che grazie ai murales, grazie alla musica, grazie al, al teatro, grazie a Facebook, Giappelle, eccetera, gli è arrivato un messaggio importante, perché forse è stato comunicato anche bene. Perfetto, allora io chiederei a Lorenzo di mandare la terza parte di Nido di Vespe e io invito però voi due a, adesso sui social network, come si dice in gergo, a spammare la, questa puntata, perché poi queste cose, magari l'attualità stretta come l'intervista a Palmieri ti permette di sentirla in diretta per porre le domande. Questa qua vi assicuro, per esperienza che abbiamo già fatto al Casale Garibaldi, il grande dell'ascolto è del podcast, che te la risenti anche meglio, non la senti dal telefonino magari in macchina, ma l'ascolti da casa e l'ascolti anche bene, insomma. Quindi vi invito a spammare e a farla raggiungere anche al grande Minoli, insomma. Ma io ero tentato di invitarlo oggi, però speravo che ci fosse anche il compagno Palumbo. Andiamo in pausa. No, gli ascolti, vabbè, 5 live. Si buono e mite a scuoter l'alme schiave ed avvilite. Giorgio! Giorgio, dove sei cacciato? Ma dove stai? Giorgio! Giorgio! L'avete visto? Giorgio! 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 E me? E risveglio la mattina al momento più atroce. Quando ti accorgi che è tutto vero? Che solo i morti hanno visto la fine della guerra. Se fidiamo solo delle sirene. Ma no, quelle che ti incantano. Quelle che ti svegliano. Quale risonanza avrebbe avuto un rastrellamento invece che al quadrato fosse avvenuto, che so, ai Paglioli, a Trastevere, a Leuri? Sono sicuro che la stampa, la radio e poi la TV ne avrebbero parlato per giorni, mesi e anni. Ma purtroppo il più grande rastrellamento di Roma è avvenuto in un piccolo quartiere periferico e per di più altamente proletario. Evviva il Quadraro! Domani è 17 aprile. Sono 69 anni da quel giorno. Come portate i bambini alle passerdetine? Portateli anche al Quadraro. Un rastrellamento è stato fatto perché Roma era ed è antifascista. Entriamo nell'ultima parte. Ok, rientriamo in studio, sempre Q44 in Nido di Vespe su Radio Roma Futura con Salvatore Salmeri e Marianna Tomassini. Allora, in questa ultima parte della trasmissione facciamo un po' di, diciamo tra virgolette, parliamo un po' di, cazzeggiamo, via, dai, anche se l'argomento, anche perché poi usiamo questo, questo termine, perché dovete sapere che ci sono delle trasmissioni che sono show random, che fanno The Gordians, che fanno quindi i gordiani, cioè i ragazzi qui di Gordiani, e i rusticani alla rustica, che ovviamente partono, non lo so, dalla musica o dalle serie TV e poi raccontano un po' le cose di Salvatore, che la nostra generazione si raccontava sul muretto, no? Per strada, dice, oh, ma hai visto? Sì. Ah, sentita l'ultima del boss? Allora c'è per cazzeggiare. No, 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 la mia era una cosa che su questo su questo tema, però ci sono delle cose di costume, insomma. Cioè c'è Salvatore vestito da soldato della Wehrmacht nella puntata di. Raccontacela un po', no, com'è andata. Allora, diciamo che il dottor Minoli, che spesso viene a fare colazione da me, prestissimo. Noi l'anno scorso volevamo
avevamo prodotto il video appello e abbiamo fatto lo spettacolo al Teatro Valle e volevamo mandare lo spot. Scusa se ti interrompo, però il nostro amico Valentino Rosica, che è uno che ci ascolta da tempo e che fa sempre, ha fatto la domanda sia a Palmi